Una targa a Roma intitolata ad Oreste Lionello, la scoperta il ministro Franceschini. Dopo Alta Roma, Lella Curiel racconta alla DN Cronos il suo giardino incantato. Ezio Bosso, dopo Sanremo al via, il tour ci racconta le sue emozioni. Al cinema arriva nelle sale Room, il nuovo film di Lenny Abramson. L'autore della settimana è Stefano Tura, che ci parla del suo Il principio del male. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il Musa TV. Il ministro Franceschini scopre a Roma una targa intitolata Ad Oreste Lionello. Noi c'eravamo, vediamo. Lo sai qual è il film che ha avuto più successo nella stagione? No, quale? L'attimo fuggente. Mi sa che tu sei perso. Un viale intitolato Oreste Lionello, nel cuore di Villa Borghese, di fronte alla Casina Valadier. A scoprire la targa e la dedica all'attore, regista, doppiatore, anima del bagaglino romano, il ministro della cultura Dario Franceschini. Conoscevo bene Giuliana Graziani, la sua compagna, quindi l'ho conosciuto personalmente, lo ricordo per gli 80 anni in Campidoglio, era davvero un personaggio fungente, spiritoso, ironico come in pubblico e lo era anche in privato. Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri gli amici del Salone Margherita, Zamma, Montesano, Pingitore, Martufello, il regista Enzo Castellari, i cinque figli dell'attore scomparso nel 2009, tutti nel mondo dello spettacolo, accanto ai nipoti e ai pronipoti. Per 7 anni abbiamo corso avanti e indietro per avere questa strada e finalmente ce l'abbiamo fatta. Abbiamo bloccato addirittura il ministro della cultura che corre sempre, che papà stamattina mi ha telefonato, che da quando in paradiso hanno il contratto nuovo, quello illimitato, mi chiama sempre, prima mai, adesso mi chiama sempre, e mi ha detto: ma come l'hai beccato il ministro della cultura che quello corre, corre sempre? Certo che corre, corre per non farsi inseguire dall'età, che quando si sposta il ministro sono millenni di storia che si spostano. Ecco, oggi noi festeggiamo tutti i millenni di storia aggiungendo la targa viale Oreste Lionello. Siamo veramente felici. Mio padre era un uomo solitario, era un uomo che non era un padre, non sapeva fare il padre. Lui era lui, lo dovevi accettare per quello che era. Ma era un uomo straordinario, di un'immensa cultura e di un amore infinito. Quindi ci ha amato e straamato e straamato, a modo suo, e noi altrettanto. Acquario, forte attrazione sessuale per una persona che però vi resiste. Non insistete, tanto non diventerà mai gay. Fragili eroi è il titolo della mostra al Museo Bilotti di Roma della collezione di Roberto Gramiccia, un medico spinto dall'avidità di conoscenza del mondo dell'arte. Fragili eroi è il titolo della mostra della collezione di Roberto Gramiccia, un medico prestato all'arte ed esposta al Museo Carlo Bilotti a Roma. Oltre 80 opere, a partire dalla scuola di via Cavour, esplorano la sequenza delle varie scuole romane, dagli anni 30 fino ai giorni nostri. Abbiamo opere del gruppo della scuola romana di via Cavour, con Scipione, con Raphael, ma anche poi con opere di Maffei e poi ancora di Leoncillo, Carlaccardi, Turcato, e poi andando avanti tutta la scuola romana degli anni 60. E infine gli anni 70, ben rappresentati, con la scuola poi romana di San Lorenzo, e gli anni 80, fino ad arrivare alla contemporaneità. Quindi è una raccolta che parla di Roma e di una Roma creativa degli ultimi 80 anni. Una collezione che nasce dall'avidità di conoscenza del mondo dell'arte. Non è un'avidità nel senso del possesso, è un'avidità nel senso del desiderio di conoscere, collezionare, entrare in rapporto con gli artisti, come dire, valutarne le fragilità ma anche i punti di forza, conoscerli, conoscere l'arte, la cultura, insomma la vita. Dopo le sfilate ad Alta Roma, Lella Curiel racconta il suo giardino incantato, fonte di ispirazione per la collezione primavera-estate della Couturier milanese. Rose e tulipani, ortensie, papaveri, gladioli, non ti scorda di me. Si ispira ad un personalissimo immaginario giardino la collezione della prossima primavera-estate, firmata dalla stilista milanese Lella Curiel, che ha sfilato nello spazio dell'ex Dogana a Roma. Mi sono ispirata direttamente proprio al mio giardino. Io
un giardino, che è magico, che mi dà una gioia infinita e grande serenità anche. Abiti in chiffon e seta, stampati, ricamati, giardini in fiore, un po' Matisse, molto Monet. Natura come forza sublime e rigenerante, soprattutto alta moda, sofisticata e aristocraticamente femminile. Coiffure di Sergio Valente e preziose décolleté ricamate create dalla figlia di Leila Curiel, Gigliola. La natura, in questo caso attraverso le piante, i fiori, le foglie, esprime sempre una rinascita, per cui dobbiamo guardare positivo, dobbiamo credere al Made in Italy e portare avanti le nostre storie e il nostro lavoro. E sul futuro dell'alta moda Leila Curiel non ha dubbi: ricerca, creatività, sperimentazione, sempre con un occhio attento ai suoi maestri Dior e Balenciaga. Sai, l'alta moda è più che altro, a parte l'estrema espressione del lusso, è sempre stata ed è sperimentazione. E questo è molto importante per i giovani, come noi, io mi attingo e mi sono sempre ispirato, ho sempre studiato i grandi maestri della pittura piuttosto che i grandi fotografi, ho guardato indietro i grandi sarti da Dior, Balenciaga eccetera eccetera, anche i giovani possono trovare ispirazione dalla nostra ricerca. Dopo il grande successo ottenuto con la sua esibizione a Sanremo, al via il tour del compositore e musicista Ezio Bosso. Lo abbiamo intervistato proprio a Sanremo e ci ha raccontato le emozioni con le quali si accinge a vivere il suo tour. Sentiamolo. Come ti senti alla vigilia di questo tour? Beh. Allora ti dico quello che ho detto a tutti i miei amici, tutti i miei collaboratori, tutte le persone che mi stanno vicino. Ogni volta che c'è un pianoforte e posso suonare sono felice. Quindi portatemi dove volete, basta che ci sia il pianoforte e io possa suonare. Senti, le caratteristiche di questo tour quali sono? Questo vorrei farmelo dire un po' da te. Questo The 12 Tour, come si caratterizza? Beh, è un concerto, no? Poi è vero che in inglese suona tutto fighetto, quindi... Però è un concerto in due parti ed è, a me piace non raccontare una storia, ma ho imparato a, perché la storia non la puoi raccontare, se la racconti la cambi. Uno dei grandi poteri della musica, soprattutto della musica a cui appartengo, è dare gli elementi perché ognuno la viva quella storia, e in questo caso diciamo che sono stanze da attraversare, e come sai molte storie si svolgono, nascono e proseguono nelle stanze. E passiamo al cinema, arriva nelle sale Room, il nuovo film diretto da Lenny Abramson. Camilla, sguscia via, salta, corri, qualcuno. Ho paura. Lo so. Io sarò nella tua testa, ti parlerò per tutto il tempo. Camilla, sguscia via, salta quando il camion rallenta, corri, qualcuno. Stai bene? Dopo aver portato a casa l'Oscar per la migliore attrice protagonista, vinto da Brie Larson, esce nelle sale Room, diretto da Lenny Abramson. Jack è un bambino di 5 anni, cresciuto in una stanza in un capanno 3 metri per 3, che crede che sia il mondo intero. Vive con sua madre, Joy, che è stata rapita dal vecchio Nick 7 anni prima mentre andava a scuola e che abusa regolarmente di lei. È per loro severamente vietato uscire dalla stanza. Per il bimbo, fuori dalla porta c'è lo spazio e la TV che, come gli ha raccontato la madre, è una scatola magica che rappresenta però solo la finzione. Buongiorno lampada, buongiorno pianta,
Buongiorno, lavandino. Volevo fargli sentire che era al sicuro, che era un bel posto dove vivere. Ma cosa succede quando la madre gli comunica improvvisamente che esiste ben altro fuori dalle mura della stanza? Da quel momento, la donna tenterà di escogitare, insieme all'aiuto del bambino, un modo per sfuggire alla loro reclusione. Room è una storia dei nostri giorni che racconta l'amore sconfinato tra madre e figlio. Ti piacerà. Cosa? Il mondo. Ed ora vediamo il box office dello scorso fine settimana. Scalando due posizioni, Zootropolis conquista la vetta del box office al secondo weekend in sala. Il nuovo film di animazione targato Disney ha incassato 3.120.226 euro. In discesa di una posizione, viceversa, Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, che incassa 2.585.326 euro nel terzo fine settimana. Terzo gradino del podio per il supereroistico Deadpool, con 1.772.590 euro di incasso al botteghino. Il nostro autore della settimana è Stefano Tura, che ci parla del suo Il principio del male. L'idea nasce dal fatto che noi della Gran Bretagna parliamo sempre in termini quasi trionfalistici, siamo abituati a vedere le sfolgoranti vie del centro, lo shopping, Buckingham Palace, la famiglia reale, e non ci rendiamo conto che invece ci sono dei grossi problemi che sta vivendo questo paese, soprattutto in questo momento. È un paese che non sa più qual è la sua identità, è un paese che era abituato a vivere con la diversità, la multietnicità, e adesso si scopre un paese che comincia ad avere problemi ad accogliere persone che vengono da fuori dei confini. Il problema dell'immigrazione si sente molto, il problema dell'identità europea si sente molto, e ho sentito la necessità di raccontare queste cose al di là della mia professione giornalistica, e siccome sono uno scrittore di gialli ho pensato che il modo migliore fosse proprio quello di creare una storia che fosse legata a questi problemi di attualità con ovviamente l'impronta gialla. La storia nasce dalla partenza di due ragazzi, una coppia di fidanzati poco più che ventenni, che partono da Bologna per trasferirsi in Inghilterra e crearsi un futuro, trovare un lavoro, imparare una lingua diversa e iniziare una nuova vita. Sono Marco e Anna, questo è un piccolo omaggio a Lucio Dalla. Dopo circa una settimana, una notte, lui, Marco, si sveglia nel suo mini appartamento, che divide con lei ovviamente, massacrato di botte, si mette a cercare la ragazza e la trova sul letto morta. La polizia archivia il caso. Passa un anno e nella stessa cittadina, a Ipswich, ricominciano i delitti. Mi sono ispirato all'uccisione di un ragazzo italiano che insieme ad un amico nel 2013 si spostò dalla provincia di Lecco per andare in Inghilterra a lavorare, e si chiamava Joel Eliot, aveva 19 anni. E venne ucciso in circostanze poco chiare da un gruppo di cittadini lituani che fecero una specie di spedizione punitiva, li chiamarono italiani di insomma un episodio caratterizzato anche da una forte connotazione razzista. E restiamo in tema di libri per dare uno sguardo come sempre alle novità. Svezia 1945. Miklos è un giovane ungherese ridotto pelle e ossa dopo essere uscito da un campo di concentramento. Ricoverato in ospedale, il medico gli dà una diagnosi implacabile, poche settimane di vita. Miklos però non si abbatte e inizia una nuova vita. È Febbre all'alba di Peter Gardoz. Nickel, un ragazzo solitario, conosce la misteriosa Olga. I due iniziano una relazione che diventa ambigua ed estrema quando tra i due si insinua Liubim, l'ex compagno della donna, dando vita ad un legame morboso tra i tre. Giovanni Pannacci scrive L'ultima menzogna. Il Burj Khalifa di Dubai, l'edificio più alto del mondo, è decisamente diverso dall'Office Suite di Microsoft. Eppure queste imprese ingegneristiche hanno molto in comune. Guru Madhavan indaga i particolari punti di vista e gli strumenti intellettuali propri degli ingegneri in Come pensano gli ingegneri. E adesso passiamo ai principali appuntamenti con il teatro e la musica. Fino al 13 marzo al Teatro Vittoria di Roma va in scena tutto Shakespeare in 90 minuti. La compagnia Attori e Tecnici, in uno spettacolo di Adam Long interpretato e diretto da Alessandro Benvenuti.
Gianna Nannini al via con History Tour 2016. I live della cantante senese partiranno il 20 di marzo dall'Auditorium del Lingotto di Torino e sarà l'occasione per Gianna di riportare la musica rock nei teatri italiani più prestigiosi. E adesso vediamo alcuni degli appuntamenti culturali della settimana. A pochi giorni dalla Giornata Mondiale dell'Acqua, che si celebrerà il 22 marzo, arriva Watermarks, la personale dell'artista Antonia Ciampi, che inaugura il 5 marzo le Torri dell'Acqua in via Benni a Bologna. Al Museo Egizio di Torino, dal 5 marzo al 4 settembre, al via la mostra Il Nilo a Pompei. L'esposizione è la prima tappa del progetto Egitto a Pompei, lanciato dal MIBACT, che mira a far comprendere quanto l'influsso della cultura egizia sia stato rilevante nel mondo mediterraneo. E questa era la nostra ultima notizia. L'appuntamento come sempre per la prossima settimana. Vi ricordo che se volete rivedere i nostri servizi potete farlo andando sul sito adnchronos.com e cliccando alla sezione Multimedia Musa TV. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.